ancora qualche istante d'attesa, poi potrà iniziare questa partita valida, ricordiamo, per la seconda giornata del girone A del campionato di Serie A2. Arbitri Alessandro Comando di Olbia, Andrea Orgiano di Olbia, Maria Serena Orgio al cronometro della sezione di Cagliari. Porte sistemate qui al Palacopron di Sestu. Inizia la partita con il calcio d'inizio battuto da Caglio, subito ad allargare per Schusterman che prova a puntare Casu, saltato Casu, c'è Renan in fase di ripiego, l'ultimo a toccare tra l'altro è il giocatore argentino del San Spagnano. E allora si riparte con questa rimessa laterale, subito il lancio profondo a cercare Andrea Cau per eludere il pressing lombardo, palla che termina in rimessa laterale dal lato opposto. Più difensivo per il momento l'atteggiamento del Sesto, che aspetta a metà campo i suoi avversari. Assi, Schusterman, viene a prendersi il pallone anche Caruso, che lui è argentino così come Schusterman. Caglio, giro palla adesso per il San Spagnano, ancora con Schusterman che stavolta non punta a Casu, poi Assi, l'imbucata al centro, lo scambio, la conclusione di Assi, palla fuori dove Davide Boscaino, uno degli ultimi arrivati in casa città di Sestu, è pronto a rimettere adesso in gioco il pallone. Casu, uscita dal pressing che non esce alla perfezione al Sestu, palla fuori, rimessa laterale ancora per gli ospiti. È iniziato subito forte questa partita. Caruso, Schusterman, qui controllo non perfetto, recupera il pallone Sestu con Casu, murato da Schusterman. Può sfruttare però questa palla inattiva adesso la formazione allenata da Chico Cocco, ritornato per la terza esperienza sulla panchina del Città di Sestu, lui che ha scritto pagine importanti di questo club. Renan, palla fuori per il sinistro di Casu, botta centrale, risposta da parte di Cardava. Bisogna stare attenti quando Casu ha spazio con il mancino, come è successo in questa situazione. Renan, Ramon si abbassa a giocarla, il 10 brasiliano scambia con il connazionale, poi palla allargata per Casu, possibilità di un 1-2 con Cau, poi allargato ancora per Ramon, indietreggia il 10, scarica per Renan, Cau il capitano per Ramon, tanto spazio all'altezza del tiro libero della sua metà campo. Casu chiama palla Renan, preferisce andare da Cau, eccolo qui Renan, adesso si mette in moto il giro palla del Sestu con Renan che prova a verticalizzare, palla che termina però in rimessa laterale, non sul fondo come avrebbe voluto invece il portiere spagnolo Cardava, la prima esperienza in Italia, classe 99, dopo aver giocato nelle giovanili del Segovia Futsal, anche qualche convocazione in prima divisione, l'anno scorso invece era in B con il Segosala, sempre in Spagna, poi è arrivata la chiamata del San Spagnano. Attenzione a Schusterman che prova a puntare, poi torna indietro da Caruso, palla allargata per Assi, ancora il 14 argentino del San Spagnano. Assi, imbucata per Schusterman, non precisa, rimessa laterale in favore del Città di Sestu, che però deve ancora fare i conti con la pressione altissima dei lombardi. Allora palla per Boscaino, il rinvio lungo del portiere toscano direttamente tra le braccia di Cardava, il suo collega dall'altra parte. Assi, Schusterman, prova a girarsi il numero 8, reduce da una doppietta contro l'Atletico Nervesa, tripletta per Caglio, doppietta anche per Milani, oltre a rete la firmata Mauri nel 8-0 al debutto contro l'Atletico Nervesa. Sicuramente mandato un segnale nella prima giornata del campionato di Serie A2. Attenzione alla conclusione forte di Schusterman, poi forse con un braccio il giocatore argentino, giudicato involontario dall'arbitro. Casu prova a ripartire col suo giro palla, adesso la formazione di Cocco, Renan si libera della pressione forte di Caglio, poi cerca Ramon, Cau recupera un pallone importante, Ramon sul secondo palo, Cau non riesce a servirlo, conquista la rimessa laterale, gran recupero però del nuovo capitano del Città di Sestu. Fascia il braccio da questa stagione per il numero 9, uno dei giocatori
di punta sicuramente di questo sesto. Attenzione allo schema proprio per Cau, tiro al volo non troppo lontano dal palo alla destra di Cardava. Seconda chance importante in casa sesto dopo la botta violenta ma centrale di Casu. Questi primi tre minuti scarsi di gioco. Ah sì, va il tiro, palla, attenzione a Schusterman, se l'è perso Casu. Schusterman, l'assist per Caruso che non trova lo specchio della porta. Grande chance per il Saint Spagnano con Caruso che non è riuscito a sfruttare questa occasione. Schusterman che forse, peccato di generosità in questa situazione. Renan cerca subito la verticale per Cau, il pallone non è uscito, adesso sì. Si riparte con la rimessa laterale di Assi. Dall'altra parte Caglio, Caruso scambia ancora con il 10, poi Assi col mancino apre per Schusterman. Diagonale alta provata dall'argentino che colpisce però in pieno volto il compagno Assi. Rimessa laterale per il Città di Sestu. In campo adesso Carlos D'Amato, maglia numero 5, cercato subito l'argentino del Sestu. Ha preso il posto di Casu dopo i primi tre minuti di gioco. Attenzione a Ramon che sbaglia questo passaggio. Caglio si libera per il destro e sblocca la partita. Dopo tre minuti e mezzo di gioco il Saint Spagnano passa avanti. Palla intercettata all'orizzontale, intercettata da Caglio, a tu per tu con Boscaino. Ha dovuto soltanto calciare forte nello specchio della porta del Sestu. Un gol troppo facile per la qualità del 10 del Saint Spagnano. Si riparte adesso con la rimessa laterale di Cau. Renan ancora pressione altissima, Renan senza appoggi, perde un altro pallone pericoloso e sanguinoso il Sestu. Alla fine in qualche modo con D'Amato riesce a salvarsi la formazione nata da Chicco Cocco. Ah sì, non passa stavolta il pallone per Caglio, si torna indietro Schusterman. Caruso, Caglio dietro per Assi, ancora nessun cambio per la formazione allenata da Dalilo Lerma. Attenzione qui al controllo sbagliato, Renan non riesce a rubare il pallone a Caglio. Schusterman, Assi. Per il momento adesso in casa Sestu soltanto D'Amato al posto di Casu. Caruso, attenzione al pallone ancora buono per Caglio. Boscaino evita il calcio d'angolo. D'Amato pressato, poi Tubou riesce ad andare da Renan, palla di ritorno ancora per il 10, non passa la palla per Cau che va a prenderselo, si va a prendere il pallone e il fallo da zona decisamente interessante per andare al tiro in porta. Primo fallo della partita, primo fallo in casa Saint Spagnano. Siamo più o meno alla zona dei 10 metri, qualcosa più avanti. Dentro in campo adesso anche Dario Giannattasio, un altro dei volti nuovi del Città di Sestu per questa stagione. Rispetto alla scorsa, praticamente adesso in campo c'è soltanto Renan, per lui è la terza stagione con la maglia della Città di Sestu, anche se la prima a causa di un infortunio non è stata vissuta a pieno. Ma proprio Renan sul punto di battuta sceglie il tiro in porta, la parata di Cardava in rimessa laterale. Ma proprio Giannattasio adesso a battere la rimessa, la suola lì per D'Amato, palla di ritorno, poi va a cercare Ramon. Renan cerca il tiro più di alleggerimento che una vera conclusione verso lo specchio della porta del Saint Spagnano. Dentro adesso anche Lorenzo Azzeni, casa Sestu. Caruso,
il lancio provato da Zaninetti, palla che non passa, si abbassa Giannattasio a riceverlo, poi scambia con Renan, cambia tutto dove c'è D'Amato, si propone Azzeni in parallela, riesce a ricevere, non a difenderla dalla pressione di Caruso. Adesso in campo per il Saint Spagnano ci sono Luca Mauri, il capitano con la maglia numero 11, Schusterman, Caruso e Giorgio Zaninetti con la maglia numero 7. In porta c'è Cardava, D'Amato, Giannattasio, Azzeni e Vinicius Viana invece con Boscaino, il quintetto in questo momento in campo per mister Kiko Cocco. Deve recuperare il gol di svantaggio subito dopo 3 minuti e mezzo. Caruso, Zaninetti, scambia ancora con l'argentino, con l'esterno da un altro argentino come Schusterman. Caruso, Schusterman, scambiano ancora i due, poi il pallone allargato per Mauri. Schusterman sulla destra, alza il pallone in diagonale, riesce a metterci la testa Vinicius Viana, poi recupera il pallone legalmente il Sestu con Azzeni, che però non vuole andare da solo, vuole aspettare i compagni. Alla fine si trova chiuso in un raddoppio, conquista una rimessa laterale importante. Giannattasio, Vinicius costretto ad alzare questo pallone nella zona di nessuno, rimessa per gli ospiti adesso. Quando se ne sono andati via i primi 6 minuti di gioco. Zaninetti la lascia lì per Caruso. Pensa ancora un lancio l'argentino. Posizione del pivot del Saint Spagnano sempre molto profonda. Adesso si abbassa Schusterman per scambiare. Zaninetti va a fare il lavoro di pivot in profondità. Caruso cambia lato ancora per Schusterman. Continua il giro palla del Saint Spagnano, prova quest'1-2 centrale con Azzeni, che in modo illegale, stavolta secondo gli arbitri olbiesi, ferma lo scambio del Saint Spagnano. Primo fallo commesso dal Città di Sestu, aveva commesso uno in precedenza il Saint Spagnano. Caruso, attenzione alle finte di Zaninetti che prova ad andarsene sulla sinistra, poi il pallone è al centro per Schusterman che non arriva, possibilità per Mauri, sinistro murato da Azzeni, rimessa laterale ancora per i Lombardi, continuano a spingere. Caruso vuole l'imbucata, palla che non passa per Zaninetti, imprecisa, sarà rimessa laterale con Vinicius. Cambio fallo, tutto in modo irregolare questa rimessa, e fa altrettanto Zaninetti. Doppio cambio fallo. La nostra posizione è difficile capire se il problema fosse la posizione, mentre sbaglia Vinicius regalando rimessa dall'altra parte. Adesso momento della gara abbastanza confuso con tante interruzioni, con questo doppio cambio fallo, con quest'altra rimessa, palla giocata in mezzo, lontanata dalla Città di Sestu. Cardaba, lancio lungo, colpo di testa di Schusterman direttamente però alla portata di Boscaino, dove non c'è nessuno in maglia nera. Azzeni, continua il giro palla del Sestu. Vinicius cerca di puntare il suo avversario, arriva però il time out chiesto da mister Kiko Cocco con il suo Sestu sotto 1-0, gol di Caglio. 12 minuti e 42 sul cronometro. Ecoservices, la scelta di chi non vuol sbagliare. Terminato il timeout, si riprende a giocare qui al Palacopron di Sestu. 12 minuti e 42 secondi sul cronometro del primo tempo, ancora da giocare prima dell'intervallo. Sestu sotto 1-0, decide fin qui la rete segnata da Caglio. D'Amato, Vinicius, Azzeni,
Gian Attasio in parallela, Azzeni preferisce tornare da D'Amato, possibilità di andare all'uno contro uno puntando, sfruttando anche il blocco di Gian Attasio, finisce col perdere il pallone il giocatore argentino, poi alla fine il sesto nella situazione di pericolo può andare in contropiede, sfruttare la transizione con Gian Attasio in ritardo sul secondo palo, non male per un'imbucata provata da Vinicius. Adesso in campo anche Renan, nuovamente in campo il 2 del sesto, Caruso, Zaninetti, Schusterman prova l'arresto, finisce col perdere il pallone e poi lo riconquista. Alla fine rimessa laterale per il sesto. Altri cambi con il ritorno in campo del capitano Andrea Cau per la formazione di Kiko Kocco. Tra poco probabilmente l'allenatore classe 74 rimetterà in campo anche Casu e Ramon per ristabilire lo starting five iniziale. Noi siamo giunti quasi a metà del primo tempo. Possesso sesto con Renan che prova ad avanzare, prova a guadagnare campo, serie di finte con la sola, quasi ad attirare l'errore del suo avversario, poi se ne va Renan con un grande dribbling, prova a saltare anche Caruso, conquista rimessa laterale in zona importante. Quando parte così Renan è sempre difficile da tenere, la lascia lì per il sinistro di Dario Gian Attasio. Murato la conclusione del numero 14 ex Napoli calcio a 5. Attenzione al destro di Cau, va provato anche in precedenza più forte senza trovare lo specchio, stavolta trova lo specchio, guadagna un calcio d'angolo importante, sempre Renan a battere le palle inattive, prova a giocarle in mezzo, poi il tiro col sinistro del brasiliano respinto da Cardaba, rimessa laterale sempre affidata al piede del 2, la lascia lì per Azzeni, tiro forte alto senza deviazione, rinvio dal fondo per lo spagnolo Cardaba, Cristian Spagnano che l'appoggia lì per il suo capitano Mauri, dentro anche Milani adesso per il San Spagnano, un gol nel 8-0 di sabato scorso. Zaninetti va a proteggerla, duello con Renan, alla fine il pallone in rimessa laterale, giocato dall'altra parte per Mauri, Caglio prova a riconquistare il sesto, ci riesce con Azzeni in mezzo a due, subisce fallo, secondo fallo fischiato contro il San Spagnano, fuori Azzeni, dentro nuovamente anche Ramon Tumbau, eccolo qui, allora nuovamente lo starting five di Kiko Kocco. Attenzione a questa palla pulita per Renan, completamente solo, se ne va in dribbling al ritorno di Mauri, poi la mette in mezzo, Cardaba in due tempi controlla con Ramon pronto, secondo palo, qui il destro al volo invece è di Giorgio Zaninetti, palla che si spegne in rimessa laterale. Cau opta per il lancio lungo senza trovare compagni, la lascia scorrere Jorge Cardaba, si riparte con il possesso senza Spagnano, Milani, Zaninetti cerca il passaggio tra le linee per Mauri, deviazione, rimessa laterale ancora per i lombardi. Milani, pallone che sfila, protegge Ramon, adesso probabilmente il brasiliano andrà nuovamente al lancio lungo per Cau, lo protegge molto bene, allarga per Casu, scambiano i due sardi in questo momento in campo per il sesto, con Cau la conclusione, palla che resta lì fuori dall'aria con i piedi, Jorge Cardaba chiude. Rimessa laterale molto vicina all'angolo, attenzione a Casu col sinistro, alza troppo il pallone, si dispera
il laterale della città di Sestu, perché questa era una buona chance. Altro time out, stavolta lo chiama Danilo Lemma. AP Eco Services, la scelta di chi non vuol sbagliare. Terminato il time out, si torna a giocare al Palacopron di Sestu. 9 minuti e 51 all'intervallo. Avanti 1-0 il Saints Magnano con il gol segnato da Caglio dopo 3 minuti e mezzo di gioco, recuperando un pallone alla metà campo del Sestu, presentandosi a tu per tu con Boscaino, siglando per il momento la rete che decide la partita. Episodio che ha sbloccato il match, dire la verità, equilibrato per il resto, con il Sestu che ha avuto buone chance anche prima di subire il gol. Adesso prova a ripartire con Renan, il tunnel con la suola, l'uscita di Cardaba, palla che arriva direttamente dalle mani di Davide Boscaino. Angelo Casu, Ramon, Renan, palla in parallela per Casu, il sinistro a incrociare, non riesce a trovare l'angolo lontano. Non c'è stata la parata di Cardaba, ma un'altra occasione che arriva dal sinistro di Angelo Casu. Zaninetti, il pallone allargato per Milani, poi ancora Caglio a dover gestire questo pallone, palla che non è uscita, prova a recuperarlo Kaup e alla fine il rimpallo non favorisce il capitano del Sestu. Caglio, Milani, si scambia ancora con Milani, poi Caglio, sale la pressione del Sestu, recupera palla con Kauke, però la riperde subito con un dribbling, poi alla fine spende il fallo Casu, il secondo in casa Sestu. Parità per quanto riguarda i falli commessi dopo i primi 12 minuti di gioco. Assi batte il calcio di punizione per Caglio, poi scambia con Zaninetti, ancora Caglio, Assi prova ad accentrarsi, l'imbucata per Zaninetti, non riesce a tenerla, poi Casu commette un altro fallo. Altezza, tiro libero per il Saints Pagnano. Terzo fallo in casa Sestu, mentre qui entra Schusterman, forse anche per calciare. Davide Boscaino sistema la barriera. Zaninetti con il sinistro, Schusterman con il destro, queste le due opzioni per calciare, ma anche per provare uno schema più elaborato. Parte Schusterman direttamente in porta, la risposta di Boscaino, però deve fare i conti con la botta violenta dell'otto argentino, colpito alla bocca dello stomaco il nuovo arrivato in casa Sestu. Soccorso medico necessario, allora sarà obbligatorio anche effettuare il cambio del portiere, poi potrà ovviamente rientrare. Il che minuto, qualche secondo, se non minuto di pausa adesso per il portiere classe 2000, arrivato in prestito dal Visgubbio.
deve uscire il portiere perché c'è stato il soccorso medico. Allora dentro Davide Lecca per questo spezzone di gara, poi ovviamente potrà rientrare, cambiato il regolamento dallo scorso anno, adesso obbligatorio anche il cambio per i portieri in caso di soccorso medico, prima era soltanto per i giocatori di movimento. Regola nuova applicata al futsal, attenzione allo schema, va tutto in modo irregolare, c'è anche il giallo perché anche questa è una nuova regola introdotta quest'anno. Se c'è un giocatore che mette il, che sta fuori dal campo, un altro compagno non può battere, in questo caso c'è l'ammonizione con la battuta irregolare. Nuova disposizione nel regolamento di questa stagione. Adesso gli arbitri ovviamente la spiegano perché magari i giocatori non ne sono a conoscenza, però una nuova norma, continuano le proteste, però la scelta dei due arbitri olbiesi è assolutamente corretta. Se c'è un giocatore fuori, un altro non può battere la rimessa laterale. È Caglio, che in questo caso si era allontanato, non è entrato in campo quando Assi poi ha effettuato la rimessa. Adesso chiarita forse questa situazione regolamentare, le proteste dei giocatori del Saint Spagnano, però ripetiamo, tutto corretto quanto stiamo vedendo al Palacopron. 8 minuti e un secondo rimasti sul cronometro, si riparte con la rimessa laterale in favore del Sesto, lancio provato da Giannatasio direttamente sul petto di Ramon, troppo lungo però non ci può arrivare il 10 brasiliano. Allora si riparte con il possesso per il Pagnano. Taglio a girare il pallone, adesso la formazione lombarda, 7 minuti e mezzo ancora da giocare prima della fine del primo tempo. Caglio qui cerca un lancio con il rimpallo che poi favorisce il 10, altra apertura in diagonale, stavolta precisa, poi Schusterman da distanza proibitiva, non va troppo lontano dallo specchio della porta. Entra Caruso, calcio d'angolo battuto dall'argentino, palla fuori per Schusterman, stavolta molto più impreciso il numero 8 che prima aveva trovato una deviazione per la battuta di questo corner, adesso invece ha calciato sopra la traversa. D'Amato, Giannatasio, Renan, apertura di prima, sfiora quasi il soffitto del Palacopron, poi il pallone si spegne comunque in rimessa laterale sul lato opposto. Riparte adesso il Pagnano, aspetta ancora a metà campo il Sesto, poi piano piano sale ovviamente la linea di pressione della formazione di Chico Cocco. Caruso qui alza con il sinistro per Schusterman, la mette giù molto bene l'argentino. Caruso vuole l'imbucata al centro, palla che passa, poi Assi, non c'è spazio per il mancino, lo prova lo stesso sul primo palo senza trovare lo specchio della porta. D'Amato, Giannatasio, bucata di prima per Ramon che era dall'altra parte. Problemi di intesa adesso in casa Sesto su queste rimesse laterali, bisogna fare i conti con la pressione che sta continuando a restare alta del Saint Spagnano. Assi, Schusterman non passa in dribbling su Renan che poi chiude anche la linea di passaggio sempre di Assi per Schusterman, concedendo rimessa laterale. 6 minuti e 23 da giocare. Giorgio Zaninetti sul punto di battuta, la lascia lì per Assi, il pallone nuovamente per Schusterman, chiuso ancora da Renan. Adesso lo sta marcando
a uomo a tutto campo anche su queste palle inattive. Assil, palo esterno colpito dal 5 del Sainz Fagnano. Ancora una rimessa laterale, probabilmente ancora un lancio lungo, attenzione al pallone non in movimento. Assi, lancio per Susteran, stavolta era Ramon accoppiato con Lotto argentino. Gian Natasio qui rischia con Caruso, poi allontana e sfiora un euro gol Ramon Tubau alla sua area di rigore sinistro. Attenzione perché si è fatto anche male Jorge Carda, ma forse ha sbattuto con uno dei legni della porta del Palacopron, rimasto a terra dentro la propria rete, salvando il sinistro che per poco non beffava lo spagnolo. Anche in questo caso necessario soccorso medico, allora anche in questo caso necessario il cambio momentaneo, ovviamente con Loris Giraldini prenderà momentaneamente il posto dello spagnolo ritornato dopo l'esperienza del 2018-2019 con il Sainz Fagnano, il secondo portiere di quest'oggi della formazione allenata da Danilo Lemma. Pronto il cambio, Cardava fa finta di nulla, poi no, avviene il cambio, dentro Giraldini per questo calcio d'angolo. E anche la bravura dei secondi portieri di farsi trovare pronti in queste situazioni. E forse la migliore occasione però per la partita per il sesto, con il rinvio di Ramon che per poco non diventava un gol. Qui Gian Natasio, il palo colpito dal giocatore campano, pareggiato il conto dei legni. Sainz Fagnano che però resta sempre avanti 1-0. La rete è firmata da Caglio, 5 minuti e 40. Caruso qui sulla pressione di Azzeni, palla alta per Schusterman che se la porta fuori, rimessa laterale per il Città di Sessu con Carlos D'Amato. Renan alza il pallone per Azzeni che si fa trovare pronto dall'altra parte, alza troppo il destro il classe 2000, protagonista lo scorso anno con la maglia del Città di Sesto di gol pesanti. Stavolta non è riuscito invece ad inquadrare lo specchio della porta. Caruso, possibilità di puntare proprio Azzeni, però attento in posizione. Schusterman contro D'Amato, sfida tutta argentina. Caruso rinnova il duello al biceleste, palla imbucata per Zaninetti, recupera il pallone il Sesto, o meglio D'Amato mette il suo corpo davanti al pallone proteggendo il rinvio di Davide Boscaino. Rinvio lungo per Azzeni che in qualche modo riesce a controllarla, si lamentano per un tocco di braccio, gli arbitri lasciano giocare, poi Boscaino qui per la sponda di testa provata da Renan, poi recupera il pallone a metà campo il Sesto, la lascia passare D'Amato per Renan, Azzeni dall'altra parte per D'Amato, posizione defilata, conclusione murata da Schusterman. Allenativa lasciata ovviamente a Renan, Correa Suarez, calcio d'angolo con il brasiliano che la gioca fuori per Azzeni, D'Amato non riesce al centro dell'area a trovare la deviazione, la ripartenza frenata da uno dei due arbitri, quasi quella di Giorgio Zaninetti che è andato proprio a scontrarsi con Andrea Oggiano di Olbia. Qui attenzione alla pressione del Sainz Fagnano, esce però bene il Sesto, la recupera la squadra lombarda con Caruso che riesce solo a chiudere in rimessa laterale. 4:23 ancora sul cronometro del primo tempo. Con Vinicius a battere questa rimessa laterale, il pallone non arriva da Azzeni. Caruso cerca di andare subito in verticale da Schusterman, palla che si spegne invece in rimessa laterale dal lato opposto.
batterà Angelo Casu, protagonista di diverse occasioni importanti per il Sesto nel corso di questo primo tempo. Ritornato adesso il Mancino, messa laterale battuta da Casu, che però termina direttamente fuori nella metà campo del Pagnano. Cambio fallo, forse la posizione decisamente sbagliata, perché era nella metà campo del Sesto. Renan se ne va in dribbling a Caruso, poi ancora Caruso cerca di trovare spazio per la conclusione, recupera palla il Sesto con Casu che cerca l'imbucata per Azzeri, palla che non passa, ritmi che si alzano adesso al palacopron con Schusterman in mezzo a due, recupera palla ancora il Sesto, Azzeri dovrebbe mettere un po' di ordine, c'è dietro Renan, trova lo scarico giusto per il brasiliano, senza appoggi però il 2, palla che passa per Azzeri, la protegge, non trova poi la parola di ritorno per Renan, la perde alla fine il pivot del Sesto. Schusterman dall'altra parte quasi camminando, poi Zaninetti inciampa, regala il pallone a Casu, prova ad accendersi Casu che conquista il calcio di punizione e anche il cartellino giallo per Caruso, secondo ammonito della partita. Dispone dalla panchina Chicco Cocco i suoi giocatori in campo, sul punto di battuta c'è Angelo Casu, Renan altezza centrocampo, poi sul primo palo Ramon, sul secondo Vinicius, anche se molto lontano dall'area di rigore, almeno in partenza, 3 minuti e 30 esatti sul cronometro. Parte Casu direttamente sulla barriera, colpito Luca Mauri. Casu scambia con Vinicius, poi allarga per Renan, Ramon prova a proteggerla, non trova il pallone nuovamente all'indietro per Renan. Casu invertito posizione adesso con Renan, si torna da Ramon, ancora Renan qui sulla sinistra, va da Casu, palla per Ramon con l'ottima chiusura di Caruso. Altra palla in attiva importante per il Sesto adesso, zona offensiva. Suolata per Renan, destro, poi Casu al volo, palla direttamente in tribuna. Si riparte con la rimessa laterale per Caruso. Mauri lascia lì il pallone per Zaninetti, ancora Caruso, verticale adesso da Caglio. Caruso, Caglio si abbassa adesso per giocare con Mauri, ancora il 10, Zaninetti liberato dall'altra parte. Caruso, attenzione perché è partito Caglio, Mauri. Renan torna in marcatura sul 10, cercato con questa imbucata centrale, non c'è spazio per girarsi, allora dietro nuovamente da Caruso Mauri, c'è Zaninetti al centro, lo serve, poi Zaninetti imbucata per Mauri, palla che passa e si insacca l'angolino basso alle spalle di Davide Boscaino, la rete e di Mauri, forse capire se c'è stata la deviazione. In caso è 2-0 per il Sainz Pagnano, che adesso riconquista palla su questo assalto del Sesto. Cau conquista la rimessa laterale, Ramon, Renan prova a passare in dribbling, si lamenta per una trattenuta da parte del suo avversario, poi dall'altra parte Caruso la mette giù direttamente fuori.
Masu, cercato l'imbucata per Ramon, palla in parallela che però non ha trovato pronto il 10 brasiliano Caruso. Mauri, ancora Caruso, sempre Mauri tra le linee che prova a liberarsi, adesso si allarga sulla sinistra, poi ancora Caruso per girare il pallone da centrale, poi Zaninetti cerca l'iniziativa personale al centro, il pallone ancora di Mauri. Attenzione a Renan, termina a terra, anche problema fisico forse per il brasiliano. Non mancano un minuto e mezzo alla fine del primo tempo. Gioco che ovviamente si interrompe adesso, 1 minuto e 33 per finire il primo tempo. Sarà poi da pulire il parquet dove si è accasciato Renan Suarez. Si rialza in piedi, forse è solo una botta per il brasiliano che lascia il posto a Carlos D'Amato. Il problema sembra le costole. Si riparte con il calcio d'angolo in favore dei Sainz. Attenzione al movimento in mezzo per Caruso, il pallone che sfila, l'argentino che non è riuscito a calciare. Attenzione, Assi recupera un pallone sulla tre quarti del sesto, poi Zaninetti prova a liberarsi, Caglio la conclusione con D'Amato che fa muro al tiro defilato del 10 del Pagnano. Un minuto e 20 rimasti sul cronometro. Caglio la lascia lì per Zaninetti, Casu non fa passare il pallone, allontana. Assi, Zaninetti, Caglio, possibilità di isolamento con Casu, viene a dare una mano a Cau in raddoppio. Sestu per poco non recupera anche il pallone, poi attenzione a Caglio in parallela, si oppone molto bene Boscaino, poi Casu con un dribbling all'interno dell'area di rigore rischiosissima, alla fine in qualche modo si salva il Sestu con D'Amato che vuole questa iniziativa personale, finisce col perdere il pallone Zaninetti, Foscaino a dire no, D'Amato, Casu alza la testa, l'otto del Sestu, alza il pallone per Ramon dietro l'ultima linea difensiva del Sainz Pagnano. Caruso però di testa riesce ad evitare il peggio, chiudere in rimessa laterale. 40 secondi tutti da sfruttare adesso per la formazione di Kiko Kocco per provare a rientrare in partita. Il tiro di Cau che non trova lo specchio della porta, nessuno sul secondo palo ad allungare la porta, c'è stata però deviazione. La palla inattiva sul lato opposto adesso per il Sestu.
qui Ramon traversa clamorosa del brasiliano, poi prova a ripartire senza successo. Il Saints Fagnano, ancora Ramon, traversa in linea incredibile, colpita dalla 10, attenzione a questo pallone all'indietro rischiosissimo con Assi, Kau qui fa un salvataggio che vale un gol. Spirito di sacrificio del capitano del Sesto a 10 secondi dalla fine del primo tempo per evitare il possibile 3-0 ospite. Palla fuori per Caglio, ultimo attacco probabilmente del Fagnano con Caglio, murato da D'Amato, ancora 3 secondi. La giocata in mezzo per Zaninetti, non ci arriva, si è andato via solo un secondo, allora forse c'è l'ultima chance per il Sesto. Proverà ad andare al lancio lungo con Ramon, palla allontanata da Zaninetti, ancora un secondo, poi sarà fine primo tempo. Nulla da fare anche con questa rimessa laterale, finisce 2-0 il primo tempo tra Città di Sesto e Saints Fagnano. Avanti gli ospiti grazie ai gol di Caglio e Mauri. Noi ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo con il secondo tempo. Eco Services, la scelta di chi non vuol sbagliare. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Timbo, he's
AP Eco Services, la scelta di chi non vuol sbagliare. Amici di Directa Sport, ben tornati al Palacco Pron di Sesto. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra il Città di Sesto e il Sainz Magnano. Si riparte dal 2-0 in favore dei Lombardi. Dopo la prima frazione di gioco, il gol di Caglio e Mauri fin qui a decidere la sfida che vale la seconda giornata del campionato di Serie A2, girone A di Futsal. Si riparte con il primo possesso per il Città di Sesto, palla giocata subito in parallela con l'esterno per Ramon, si torna indietro da Cau, poi da Casu, ancora Ramon che scambia con il connazionale Renan, possibilità di andare all'uno contro uno con Zaninetti, serie di finte con la sola attenzione per le accelerate improvvise di Renan, l'appoggio dietro per Ramon, Cau torna ancora da Renan, almeno quella era l'intenzione, palla che si spegne in rimessa laterale dopo i primi 28 secondi di questa ripresa. Palla imbucata al centro per Caglio, torna dietro da Caruso, poi Schusterman, ancora Caruso, Schusterman, Zaninetti, poi ancora Lotto argentino, c'è Caglio, poi un appoggio sicuro a Schusterman che allarga dall'altra parte dove c'è Caruso, cerca l'iniziativa personale, il 14 argentino, attenzione a terra, Cauma si gioca con la conclusione direttamente sul fondo. Si riparte con il rinvio con le mani per Davide Boscaino, poi il pallone alzato per Cau, Casu, conclusione da metà campo murata, poi Cau che chiude in rimessa laterale, palla allargata sul lato opposto per Caglio, l'appoggio dietro da Caruso, poi Schusterman, il blocco portato da Caglio, poi il tiro dall'altra parte di Zaninetti, palla sul fondo. Zaninetti, unica variazione, quintetto iniziale per il secondo tempo per quanto riguarda Danilo Lemma, ripartito con gli stessi primi 5. Invece il Città di Sesto che adesso perde un pallone importante, Caglio, Boscaino riesce a deviarla sul palo, calcio d'angolo per il Sainz Magnano. Renan qui fa muro sul tiro di Caglio. Altra palla inattiva da sfruttare per i Lombardi. Schusterman se la porta sul destro. Potente, ben preciso l'argentino stavolta. Renan si propone Ramon. Attenzione a Casu. Largo servito. Ancora Renan, Ramon, difficile contro questo pallone, ci riesce, poi va da Casu. Non c'è nulla su questa gamba alta di Caglio. Sicuramente ha messo in difficoltà Casu. All'alzata per Schusterman. Si abbassa l'argentino, viene a scambiarla con Caruso, poi il pallone che non passa. Non va troppo per il sottile Ramon Tubo, direttamente in tribuna per allontanare questo pallone. Schusterman. Caruso. Alla lì per Zaninetti, va sul sinistro, ancora Boscaino. Effettuare una gran parata. Questo che è il suo esordio con la maglia del Città di Sesto. Uno degli ultimi arrivati per riportare la formazione di Chicco Cocco. Prima partita l'aveva giocata invece Davide Lecca, che oggi siede in panchina. Cau finge di andare al lancio lungo, fa indietreggiare la prima linea del Sainz Magnano, poi invece la gioca corta, lancio lungo va Boscaino con Ramon che prova
a disturbare Cardava dall'altra parte. Caruso si porta il pallone fuori tra qualche protesta casa Sainz Spagnano, presto zittita però da Andrea Giano. Chiama lo schema Renan. Ramon, Renan, Cau prova a puntare, doppio passo, Cau non passa il destro potente, palla che esce, rimessa laterale già battuta dal Sainz Spagnano, attenzione al pallone che passa, lo chiama Boscaino e manda il pallone direttamente sul soffitto del palacopra, non sarà rimessa laterale ancora per gli ospiti. Ne sono andati via i primi 2 minuti e mezzo, il risultato è sempre quello di 2-0 dopo i primi 20 minuti effettivi di gioco in favore del Sainz Spagnano, che gestisce adesso questo giro palla. Caruso, Schusterman prova a recuperarla in zona importante, adesso il sesto, Zaninetti alza il pallone, poi Renan di testa, Schusterman grande finta, se la mette sul sinistro e colpisce la traversa clamorosa, palla che è ancora buona con Cau che l'ha toccata, concedendo rimessa laterale in zona offensiva. Il gran gesto tecnico di Schusterman, la traversa, dire no al suo terzo gol stagionale dopo la doppietta all'Atletico Nervesa di settimana scorsa. Qui il destro di Caglio che invece dopo la tripletta di sabato scorso ha trovato il gol anche oggi, già salito a quota 4. Casu prova ad andare in verticale da Ramon, ce l'ha sul sinistro, allarga per Renan. Renan prova quasi un dribbling sul posto, poi non trova deviazione, non trova fallo, quella che si spegne sul fondo del campo. Sainz Spagnano che riparte. Zaninetti finta di andare in diagonale, poi palla in parallela per Schusterman, da fermo adesso l'argentino, si avvicina a Caruso, si torna dietro da Caglio, ancora Schusterman che scambia col 10. Zaninetti si gira, doppio passo, possibilità di puntare, non ci casca Ramon, grande difesa individuale, poi Casu, possibilità di andare da Ramon, c'è Renan dall'altra parte, palla che non passa e attenzione dal 3 contro 2, c'è un 3 contro 1 sventato da Cau, poi palla dall'altra parte sul secondo palo, Zaninetti si divora il 3-0 dopo la gran chiusura difensiva di Andrea Cau. Boscaino, Casu, palla che passa tra le linee per Cau, prova a proteggerla anche col fisico, se la allunga però adesso il capitano del sesto, rimessa laterale per il Sainz Spagnano. Cercano l'episodio giusto adesso gli uomini di Kiko Koko per rientrare in partita. Se ne sono andati già i primi 4 minuti nel corso del secondo tempo, ne restano 16, tutti da giocare, tutti da vivere su Directa Sport. Schusterman, Zaninetti, attenzione a Caglio, palla che non passa grazie alla ottima chiusura di Casu, poi Cau sul corpo di Schusterman, chiama lo schema Renan. Palla che non passa per Cau, prova a ripartire adesso il Sainz Spagnano, buona transizione negativa però del sesto che si è sistemato dietro e recupera questo pallone con Renan, adesso la transizione diventa attiva, no, c'è il fallo di Zaninetti e anche il giallo, terzo ammonito della partita, tutti in casa Spagnano dopo Assi e Caruso. Giallo anche per il 7 degli ospiti. Renan aveva recuperato un ottimo pallone, Zaninetti costretto a fermarlo con le dure. Entra in campo adesso con Ramon e Renan anche D'Amato e Giannattasio,
quartetto di movimento scelto da Kiko Koko per questo frangente di gara sono Caglio, Schusterman, Zaninetti e Caruso. Quindi il solito Cardava in porta invece per il Pagnano, per il momento non cambia. Molto lontani dalla porta, rincorsa lunga comunque di Dario Giannattasio che la rigioca dietro per D'Amato. Renan Giannattasio, l'imbucata di prima per Ramon, prova ad alzare il fisico per proteggerla, poi il tiro col sinistro non esce un granché, palla sul fondo, sale però adesso la pressione in 2-1-1 del Sestu di Cocco, non si fida Caglio, suolata direttamente in rimessa laterale, ha recuperato allora palla il Sestu che adesso lo gioca con Renan, serie di finte con la suola, poi cerca l'imbucata, ah sì, non fa passare il pallone, unica variazione adesso per il Sainz Pagnano rispetto al quintetto iniziale del secondo tempo, ma di fatto è quello scelto per iniziare la gara da Danilo Lemma, gioco che si ferma nuovamente per una pallonata al volto ai danni di Renan, ultimo a toccare su quel rimpallo, allora rimessa laterale per il Sainz che adesso deve gestire sulla pressione alta del Sestu. Dopo i primi 5 minuti del primo tempo ha deciso di alzare il proprio baricentro, provare a recuperare in fretta il pallone, cercare l'episodio giusto per ritornare in partita. Cercare una reazione simile a quella avuta contro il Milano in trasferta sabato scorso, quando la squadra di Kiko Koko si era ritrovata sempre sotto 2-0 e poi alla fine con Ramon e Renan era riuscita a pareggiarla e portare a casa un prezioso punto per iniziare la stagione. Assi, Caruso, torna ancora da Assi, Schusterman, Caruso nuovamente per il connazionale, poi Schusterman cerca un'imbucata direttamente sul fondo senza possibilità di trovare compagni di squadra. Alza il pallone direttamente per in rimessa laterale Ramon Tubo, brasiliano con passaporto spagnolo, cresciuto nella Magnus, è in Italia dal 2019, ha giocato con le maglie di Futsal Bisceglie e Prunissa, scorsa stagione alla Lazio, Serie A 2, 11 gol, 3 segnati proprio al Città di Sestu. Lancio lunghissimo con le mani, termina direttamente nella rete, ma con le mani non si può segnare, allora può provare a ripartire il Città di Sestu. Eccolo qui, cercato proprio Ramon. Qui Vinicius, palla che non arriva. L'altro brasiliano. La giocata subito in verticale dal Pagnano che adesso si torna dietro per gestire questo possesso. Si sale la pressione nella prima linea del Sestu costringendo i Sainz a questo lancio lungo. Lancio di Boscaino a cercare Ramon, riesce solo a spizzarla di testa direttamente tra le braccia di Cardaba, poi Caglio direttamente in rimessa laterale. D'Amato, Vinicius, Giannattasio, passa il pallone per Vinicius, Ramon può provare ad accendersi il Sestu sull'asse brasiliana, palla lasciata lì per Giannattasio, murato il mancino, poi Ramon la deve proteggere, rischia tanto sulla pressione di Schusterman, alla fine Vinicius, azione personale provata dal 6 del Sestu,
che lui è uno dei rinforzi estivi per la formazione di Kiko Kocco. So che va giocato in Italia, in maglia di Gymnastic Fondi, Mirafin e Città di Fondi. Attenzione a questa occasione con Caglio per il Saint Fagnano. Campo adesso Marco Personini, panchina per tutto il primo tempo, trova spazio invece nella ripresa il 9. Zaninetti, conclusione deviata, Vinicius alza il pallone direttamente in zona panchina Città di Sestu, rimessa laterale per i Sainz che ripartono da Assi. Zaninetti a girare il pallone, Assi, poi palla alzata per Personini, non ci può arrivare però il pivot classe 90 dal 2018, veste la maglia dei Sainz. Adesso Personini prova a lottare su questo pallone, c'è una deviazione di un giocatore in maglia bianca, allora rimessa laterale in zona offensiva ancora per i Lombardi. Avanti 2-0 col primo tempo, il gol di Caglio e Mauri. Attenzione qui ad Assi, c'è stata deviazione che per poco non beffava Davide Boscaino. Palla fuori ancora per il sinistro di Assi, il tacco provato da Caruso direttamente sul fondo. Lancio di Boscaino, deve uscire quasi al limite della propria area di rigore. Cardava poi lotta su questo pallone, Vinicius, Azzeni dentro l'area di rigore, non riesce a calciare, pressione alta anche di Vinicius. Alla fine l'ultimo tocco e il suo rimessa laterale per i Sainz. Ha alzato il pallone per Personini, Renan la legge bene, poi apre per Vinicius, anzi per D'Amato, prova a metterla in mezzo per Azzeni. Nulla da fare ancora per il Sestu. Adesso non c'è la pressione alta del Pagnano, allora può gestirla con D'Amato, doppio passo, prova ad accentrarsi l'argentino, finisce col perdere il pallone, altro contrasto, Giannattasio riesce a tornare da Boscaino che può riprendere il pallone perché c'è stata una deviazione di un giocatore del Pagnano, non passa D'Amato sul raddoppio, recupera il pallone Giannattasio, Azzeni la blocca lì, non ha appoggi, costretto a tornare indietro da Renan che aspetta il ritorno dei compagni. Renan poi si mette in moto quando c'è la copertura di Giannattasio. Azzeni recupera il pallone regolarmente, allarga per D'Amato, possibilità di andare all'uno contro uno, D'Amato sulla destra fa rubare per il pallone da Zaninetti, allora altra transizione, anche se il Sestu si è rimesso bene. Assi se ne va in dribbling, Caruso salta anche il portiere, poi in qualche modo Boscaino riesce a chiudere, sarà calcio d'angolo. Palla alzata per il destro al volo di Zaninetti, la colpisce malissimo, allontana di testa D'Amato. Altra rimessa laterale per i Sainz, momento di sofferenza per il Città di Sestu, sia per i due gol di svantaggio, sia per il momento della partita in cui comunque deve stare attento, deve difendersi contro una squadra che in una partita e mezzo questo inizio di stagione ha già segnato 10 gol subiti per ora 0, per completare però la seconda partita, ovvero questa contro il Città di Sestu. Ancora 11 minuti e 3 secondi da giocare, grande anticipo di Renan, poi Azzeni, il pallone dietro per Giannattasio. Gli arbitri stanno lasciando correre in questo secondo tempo, ha fischiato soltanto un fallo anche abbastanza duro su Renan, unico fischio, un tanto di giallo per Zaninetti. Per il resto situazione falli 1-0. Attenzione al rimpallo qui alla chiusura difensiva, sfiora l'autogol, dentro nuovamente Andrea Cau, c'è da pulire prima però il parquet, poi si potrà riprendere con il calcio d'angolo affidato al solito Renan Suarez. Città di Sestu che sabato prossimo
sfiderà in trasferta Lille di Fossano. Quanto riguarda invece il Pagnano, altra trasferta stavolta in campo, sul campo dell'Arzignano. Andre riprende il gioco, il pallone giocato in mezzo, la deviazione di Zaninetti fuori dallo specchio della porta. Altra palla inattiva per Renan, sarà angolo sul lato opposto, palla alzata per il destro al volo provato da Dario Giannattasio. Nulla da fare per il giocatore in maglia numero 14. Milani non riesce ad arrivare su questa palla in parallela. Dentro nuovamente Casu proprio al posto di Giannattasio. Casu. Imbucata per Cau, tra le linee riceve, prova a girarsi il capitano del Sesto, si libera di un avversario, poi finisce a terra, si gioca Schusterman, possibilità di andare in contropiede, ancora Schusterman, elude l'intervento di Casu, non quello di Renan. Schusterman. Attenzione a questo contatto a palla lontana con Casu a terra. Proteste da parte di Schusterman. Anzi, per Sonenni. Come se il secondo fallo della partita. Secondo tempo per il San Spagnano. Situazione di 3 falli a 3 per quanto riguarda il primo tempo. Palla alzata, contatto tra Renan e Personenni, tutto legale. Altra rimessa in favore dei Sainz quando se ne sta per andare anche la prima metà del secondo tempo, ultimi 10 minuti di gioco qui al Palacopron. Imbucata per Schusterman, Boscaino ancora sul soffitto del palazzetto di Via Dante, in Via Dante a Sestu. Altra rimessa laterale così come era stato in precedenza, sempre sul rinvio del portiere. Palla giocata per Personenni, provo usare il fisico contro Renan, si gira il 9, conclusione Davide Boscaino con il piede sinistro, manda in angolo. Palla giocata dentro con una deviazione che gli arbitri evidentemente non hanno visto, forse la deviazione è stata di un giocatore dei Sainz. In ogni caso il Sesto riparte con questo possesso, palla dietro con Cau che evita un Boscaino di dover intervenire, prova a girarsi Ramon, perde il pallone, rimessa laterale ancora in favore dei Sainz, sale la pressione del Sesto, qui Cau lascia scorrere il pallone. Torna ad alzarsi la pressione dei Sainz e allora prova ad uscire dal pressing il Sesto. Cau non trova la palla giusta per servire Renan, rimessa laterale in zona offensiva per gli ospiti. Schusterman se la porta avanti con la sua, capisce tutto Casu che non riesce a far ripartire i suoi, poi Renan, Cau prova ad andarsene da solo sulla sinistra, il pallone ancora buono, scivolata di Caglio, palla che esce fuori, rimessa laterale in favore della città di Sestu. Casu cerca il pallone dentro per Ramon, poi Cau alza, forse c'è stata deviazione, sì, sarà calcio d'angolo per il Sesto, l'ha provata a sfruttare questa rimessa laterale battuta direttamente dal centro dell'area da Angelo Casu, con Cau che è stato attento a restare in campo.
passa il tentativo di imbucata del capitano del Sesto. Cococo continua a riflettere in panchina. Adesso in campo ci sono Caucaso, Renan e Ramon con Boscano in porta. Però il quintetto iniziale scelto dal tecnico, la sua terza esperienza con la maglia del Sesto. Prima dal 2012 al 2015 con tanto di vittoria della Coppa Italia di Serie B. Qui il tiro provato da Kazu, altra gran parata di Carda, va a dire no al gol del numero 8 del Città di Sesto l'anno scorso, autore di 3 reti, che sta provando a sbloccarsi in questo inizio stagione. Però i suoi tentativi sono stati tutti neutralizzati. Il pallone per Ramon su uno schema da calcio d'angolo che ha messo in moto il numero 10, poi uscita di Boscano con i pugni, la porta è vuota, ne approfitta Schusterman col sinistro al volo, fa 3-0 per il Sesto Bagnano. Un gran gol quello dell'argentino Fabrizio Schusterman, che ha approfittato dell'uscita di Davide Boscaino con i pugni ed ha insaccato con un sinistro al volo. Non era semplice, anche se la porterà libera. Sesto che riparte dal 0-3. Kazu non riesce a tenere in campo questo pallone. Messo in campo anche Carlos D'Amato. Pronto a rientrare anche Dario Giannattasio, posto di Kazu, che proprio poco prima del gol del 0-3 di Schusterman aveva sfiorato la rete del 2-1. Ramon la protegge, rimessa laterale da sfruttare per il Sesto con 7.57 sul cronometro del secondo tempo, 7.57 da giocare. Giannattasio, sinistro murato, poi ancora il giocatore campano, torna dietro da Boscaino, lancio lungo, direttamente sul fondo, la ricerca del pivot Ramon, che ha colpito una clamorosa traversa nel primo tempo, faticando invece nella ripresa a trovare occasioni nitide, anche se qualche palla buona gli è arrivata come in precedenza sul calcio d'angolo. Rimessa laterale, favore del Sesto. Davide Boscaino riceve, altro lancio del portiere direttamente tra le braccia di Cardaba, che poi restituisce il pallone al suo collega del Sesto con un tentativo di conclusione dalla distanza sicuramente complicato. Ramon riceve qui largo sulla destra, cerca un'imbucata complicata alta per Giannattasio, palla in rimessa laterale con Riccardo Milani sul pallone, classe 2002, in prima squadra dalla scorsa stagione, qui ha segnato 3 reti. Qui gioca tutto al volo il Bagnano, poi alla fine Caruso mette palla a terra, duello tra 14 con Renan che finisce a terra. Sembra essere scivolato il brasiliano più che un contatto falloso, infatti chiede di pulire il parquet del Paladante. Da lì però stava per nascere un'ottima occasione per il Sainz di Bagnano. Si riparte il tiro di Schusterman, potente, fuori però dai pali, difesi da Davide Boscaino.
Vinicius prova ad avanzare Azzeni, palla che non passa per Giannattasio in parallela. D'Amato prova a servire Azzeni, più difficoltà per il 4 a tenere questo pallone. Alla fine comunque la pressione costringe Cardaba ad allontanare rimessa laterale. Giannattasio sinistro da centrocampo, quasi palla altissima. Cardaba, lancio lunghissimo profondo a cercare Schusterman, l'anticipo di testa di Vinicius, pallone giocato all'altra parte da Giannattasio per D'Amato, in parallela per Azzeni, difetta lo stop, poi lotta su questo pallone, D'Amato prova a piazzarla, poi palla allontanata direttamente dove c'è Boscaino. Eccolo qui D'Amato, Azzeni, spazio per puntare, poi finisce col perdere il pallone nel duello con Assi. Mette anche fallo, il primo nel secondo tempo per il Città di Sesto. Dentro nuovamente Zaninetti al posto di Caglio, dentro Cau al posto di Azzeni. Calcio di punizione con barriera da sistemare per Davide Boscaino, 6 minuti e 8 secondi rimasti sul cronometro di questa partita. Schusterman cerca l'imbucata, capisce tutto da Amato che però non ha spazio per ripartire, prova a crearselo con questo dribbling, perde palla Assi, si lamenta per questo contatto sinistro che termina di andare sul fondo. Poi palla giocata corta per Vinicius, subito per D'Amato, buono il controllo, cerca un altro dribbling, Caruso lo chiude, ancora in rimessa laterale. Cau, spazio per il destro deviato, Cardaba in qualche modo, poi palla che arriva dall'altra parte dove c'è Boscaino. Cau, Vinicius, Cau, D'Amato allarga per Giannattasio. Ancora Giannattasio, D'Amato, c'è Cau, prova a servirlo D'Amato, palla troppo lunga però per il suo capitano. Mette palla giù Vinicius, scambia con D'Amato, poi palla di ritorno per Boscaino, ancora D'Amato la gestisce senza paura il Sesto, che chiama time out a 5 minuti e 7 dalla fine. Probabilmente dopo questo minuto formazione di Chico Cocco potrà rientrare con la maglia del portiere in movimento già indossata da Angelo Casu. Ecoservices, la scelta di chi non vuol sbagliare. Terminato il timeout, anche se Chico Cocco si prende ancora qualche secondo extra. Eccolo qui, pronto il cambio, dentro Angelo Casu con la maglia da portiere di movimento. Dovrà ripartire con una rimessa laterale. Vediamo anche come vanno a posizionarsi i giocatori di Mister Chico Cocco. Casu ovviamente sul lato destro, sia perché è mancino, sia perché giocando a portiere in movimento può accelerare poi il cambio. C'è Renan a far girare palla in posizione centrale. Cau largo sulla sinistra. Profondi ci sono Ramon. Attenzione qui al pallone subito perso però dal Sesto. E chiude la partita Valentino Caruso, che legge bene la situazione e cala il poker. 4 a 0 per il Sainz Magnano, subito vanificata la situazione di portiere di movimento.
insiste comunque mister Chicco Cocco, anche perché poi sono azioni da provare in generale per la stagione, anche se la partita può essere, può sembrare sia andata con 4:30 da giocare. Non smette il Sesto di giocare sicuramente. Attenzione al pallone al centro per Ramon, il tocco di ritorno, calcio d'angolo per il Sesto con la deviazione. Cau, Renan, largo adesso a destra c'è Ramon, più profondo Casu, adesso prova a giocare dentro il 10. Cau, attenzione, altro pallone perso. Ah sì, cerca il tiro stavolta senza trovare lo specchio della porta. Sicuramente più facile la conclusione di Caruso di poco fa. Rinvio dal fondo, lo fa direttamente Angelo Casu. Pressione alta del Pagnano per evitare la messa in moto del portiere in movimento, ma alla fine il Sesto ne esce. Attenzione a questa situazione di 2-1 con il pallone che esce in rimessa laterale. Sesto dall'altra parte adesso con il power play. Attenzione a Renan, spazio per il tiro dalla distanza. Se viene concesso è giusto provarci. Poi tiro rimpallato, rimessa laterale, palla alzata per Renan. Sale la pressione, palla alzata difficile per Cau, non la può mai tenere in campo. Attenzione al cambio, il pallone con la porta vuota, pallone già rimesso in gioco, salva tutto. E allora possibilità di far tornare nuovamente dentro Angelo Casu con la maglia azzurra. Se la gioca ancora in portiere in movimento il Sesto, cercare almeno un gol. Li vuole larghi Renan, poi entra dentro, perde però il pallone il Sesto, altra palla alzata, c'è il gol segnato. Abbraccio adesso generale, c'è il 5-0 per il Sainz Pagnano. Da Zaninetti, l'autore del gol è Zaninetti, che ha trovato un gran gol direttamente dalla sua metà campo. 5-0, 3 minuti e 6 da giocare, due gol subiti col portiere in movimento. Mister Chicco Cocco preferisce tornare uno schieramento più abituale in questi ultimi 3 minuti. Situazione che evidentemente non ha funzionato. Caglio, passaggio all'indietro per Cardava, lancio lungo proprio per Caglio, destro al volo, alto sopra la traversa di Boscaino. Renan prova a gestirla da pivot, apre per Cau, possibilità di puntare assi, doppio passo, Cau si allarga sul mancino, la mette in mezzo, la parata di Cardava, poi palla alzata sul soffitto del Palacopron, sarà rimessa laterale. Ramon, il tiro di Cau, poi prova ad allontanare il pericolo il Sainz Pagnano, la rimessa laterale però per il Sesto con le proteste da parte di Milani. Attenzione al Sesto che è già ripartito. Cau, Renan, largo sulla sinistra, possibilità di andare in isolamento con Caglio, poi l'imbucata sull'altro lato per D'Amato, palla che passa ma troppo lunga per far raggiungere il pallone all'argentino. 2 minuti e 16 ancora sul cronometro. Palla alzata, Schusterman la protegge bene, non riesce però a girarsi sulla pressione di Cau, poi palla allargata per Milani, torna dietro Schusterman con la suola per assi, solo contro Boscaino, l'uscita vuota di Boscaino che non riesce ad evitare il 6-0, 6-0 che porta la firma di Milani. Forse c'è anche il giallo per Boscaino.
che deve in questo caso ringraziare forse il gol subito, altrimenti sarebbe stato rosso. Gol di Assi per il 6-0 al Palacoprona, 1:57 dilaga nel finale il Sainz Magnano dopo le 8 reti segnate all'Atletico Nervesa. Una settimana fa, adesso sono 6 quelle del Sainz Magnano. Sesto almeno per l'orgoglio, cerca il gol della bandiera, il colpo di tacco provato da Carlos D'Amato non passa, poi Caglio, il pallone arriva dove c'è Milani, recupera il pallone Giannattasio, c'è Ramon completamente solo, servito Ramon, eccolo qui il gol della bandiera segnato da Ramon Tobou, 6-1. Sesto almeno per l'orgoglio, almeno per l'onore in questo finale. Si riparte dopo la rete segnata dal sesto. Minuto e 13 secondi da giocare. Giannattasio all'alzata per Ramon che non passa, allora prova a ripartire Schusterman, qui possibilità di andare all'uno contro uno proprio con il 14 Campano, si torna dietro dove c'è Milani, poi Caglio, altra palla alzata ancora per Personeni, poi Schusterman dietro Cardaba. Schusterman, 40 secondi sul cronometro. Eccolo qui Personeni, palla in verticale troppo lunga però per Schusterman. Adesso in campo anche Alessio Bonalume. Classe 98, situazione di punteggio ormai acquisita. Lo spazio anche per chi invece non ha giocato nel corso di questa partita. Come il classe 98 ha la prima esperienza nel futsal dopo tanti anni nel calcio a 11. Sordio ha 17 anni con il Luciano Manara in eccellenza, deciso di provare anche il calcio a 5. Eccolo qui il primo pallone della partita giocato da Bonalume, palla che torna dietro, finisce la partita, il Sainz Magnano vince 6-1 qui alla Palacopron contro la Città di Sestu. Le reti segnate da Caglio, Mauri e Schusterman nel primo tempo, Caruso, Zaninetti, Assi l'hanno chiusa nella ripresa di Ramon Tubau, il gol della bandiera per la formazione nata da Chico Cocco. Io ringrazio Enrico Costa per le immagini, da Roberto Carta è tutto, l'augurio di una buona serata sempre con i programmi di Directa Sport.